Ci vendo di tutto e di più. E adesso si sente che qualcuno mi dia un segnale. Dovrebbe andare, sì. Vedi un poco, si sente? Scusate, scusate perché il telefono ha avuto qualche problema. Io aspetto che mi dicano se si Dopo ascolta. si deve aggiornare la pagina. Si deve aggiornare la pagina. Va bene, lo vedo anche io di qua. Scusate, scusatemi tutti, ma purtroppo. Eccolo qua. Allora c'è audio in questo momento. Buongiorno, benvenuti, bentornati da Io Ci Sto. Adesso mi ascoltate anche. So che basta che mi guardiate per cambiare, per dare una svolta alla vostra giornata, però forse anche ascoltare quello che vi dico può modificare i vostri destini. E partiamo subito da questo punto. Vi stavo soltanto dando un aggiornamento sul Festival del Giallo. Finalmente è partito, il Vomero è pieno di manifesti che annunciano il Festival del Giallo. La location è il Parco della Floridiana, una location meravigliosa, prestigiosa, che noi sfrutteremo al meglio e rispetteremo al meglio, anche per riconoscenza. Per chi ha lavorato con noi per rendere possibile questa nuova sistemazione del Festival del Giallo. Perché il Vomero, perché la Floridiana, soprattutto perché la Floridiana, perché il Vomero? Perché anche in occasione dei 10 anni di Io Ci Sto, insieme agli amici di Giallo.it, nomino solo Ciro Sabatino, che ha creato il festival, così come ha dato il via a Io Ci Sto, in un certo senso, abbiamo pensato di portare più al centro, come si diceva anche in termini calcistici, mettere la chiesa al centro del villaggio. Noi mettiamo il festival al centro di Napoli, uno dei centri di Napoli, il quartiere con più alto tasso di lettori, il quartiere di Maurizio De Giovanni, da poco in libreria col suo Pioggia, il presidente del festival, in questo momento il più popolare dei giornalisti italiani, e quindi dare un segno alla città di vicinanza e anche la possibilità di accogliere nel parco della Floridiana tanti 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 spettatori. E ci sono tre fasce orarie per quanto riguarda il festival: i 4 giorni del festival, 23-26 di maggio. Si parte la mattina, venerdì, sabato e domenica, si parte addirittura alle 10 di mattina con la colazione per gli autori, mentre invece l'inaugurazione vera e propria del festival sarà giovedì, verso le 13, se non sbaglio, ma comunque tutto è sui programmi che potete anche venire a ritirare qui in libreria e trovare online. Decine e decine di eventi, presentazioni di libri no, siamo la libreria del festival, avremo libri di tutti gli autori, avremo libri dei firmacopie, ma soprattutto è un modo per gli autori del genere di incontrarsi, parlare del genere, parlare delle loro esperienze, delle loro città di provenienza, avere incontri anche di carattere internazionale, perché avremo apporti dalla Germania, dalla Spagna, quindi sarà veramente interessante questa edizione e questo tipo di incontri. E poi, appunto, vi dicevo, tre eventi serali, il processo, che oramai è diventato un appuntamento fisso del Festival del Giallo. Quest'anno il processo sarà un processo per plagio e sarà indiziata di plagio niente poco di meno che Agatha Christie. Come sempre il processo sarà spettacolarizzato e ci sarà da divertirsi. Questo giovedì, venerdì il regalo che
Maurizio fa al festival, al suo festival e al suo quartiere, la riproposizione di uno spettacolo importante che tratterà di femminicidio, uno spettacolo fatto di reading, musica e canzoni. E invece sabato torna al Festival del Giallo, e questa forse è la dimostrazione migliore della qualità e del grado di soddisfazione degli autori. Torna per la terza volta consecutiva al Festival del Giallo Carlo Lucarelli, e nella serata di sabato ci sarà il suo appuntamento con una storia, la storia di un mistero che non vi anticipo, raccontata come solo lui sa fare. Tutto questo poi contornato nel periodo alle 10 alle 20 da decine di incontri, di autori, di eventi, ci sarà la polizia scientifica, insomma, il programma è come sempre succulento. Noi lo seguiremo, il festival, con il nostro staff, poi c'è lo staff del festival, gli irregolari del festival, insomma, la Floridiana sarà animata e comunque controllata da tutta l'organizzazione del festival, e tutto quello che volete sapere potete trovarlo sia sulle pagine di Io ci sto e tgialli.it, sia venendo qui in libreria, e anche per acquistare i biglietti diurni, quelli del diurno. Quelli del serale, dei tre eventi serali, si vendono solo online, e anche per questo poi avete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Fatto il pistolotto iniziale, che si rivelerà anche nei prossimi appuntamenti, perché veramente è l'impegno più importante dell'anno per Io ci sto dal punto di vista organizzativo. Io ci sto ci mette veramente passione, insieme a gialli.it ci mette passione, e non solo, e quindi è fondamentale per noi avere un risultato, un feedback positivo, soprattutto in termini di soddisfazione di autori e spettatori. Speriamo che sia così. Finito il pistolotto, un momento di annuncio per quanto riguarda la presentazione di oggi pomeriggio. Armando Carino, Camminando nei pensieri, è una siloge poetica. Ci saranno le letture di Sergio Assisi, e quindi già sento gli ormoni dei lettori anche probabilmente, e comunque che si risvegliano e saranno sicuramente entusiasti partecipanti della presentazione di oggi pomeriggio alle 18, come sempre in libreria oppure in diretta da questo stesso canale di trasmissione. La siloge poetica di Armando Carino, Camminando nei pensieri, contro Luna Editore. E ci vediamo con Armando, che è un caro amico e anche un ottimo chef, e quindi vedremo se la sua capacità di creare versi sia uguale a quella di creare succulente pietanze. Avevamo cominciato tempo fa, subito dopo la proclamazione della dozzina, della sporca o bella, meravigliosa dozzina del Premio Strega, avevamo già cominciato a parlarne di alcuni di quei libri. Continuo, ve ne segnavo altri due, in modo che poi arriveremo al momento della proclamazione della cinquina conoscendovi tutti quanti. Due signore, la prima è Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai, per SEM Edizioni. E, diciamo, il periodo è quello di H. Valencia, che è diventato, diciamo, strettamente attuale per tutte le polemiche che ci sono su quegli anni, sugli anni, sulle vittime a destra e a sinistra di quella vera e propria lotta civile che si svolse negli anni 70 in Italia, i famosi anni di piombo,
che sarebbero culminati poi con il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, e quindi questa analisi invece del periodo a Roma, della, appunto anche delle vittime di destra, che sono vittime e basta, cioè il lato dal quale abbiano incontrato il loro destino è secondario rispetto comunque al fatto che le morti siano state morti violente e comunque ingiuste. Valentina Mira ci racconta la Roma di quei giorni, ci racconta l'Italia di quei giorni, utilizzando appunto la forma narrativa del romanzo con queste due personaggi femminili che a distanza di anni si incontrano di nuovo e che non hanno ancora risolto le tensioni e gli odi del passato. Valentina Mira, dalla stessa parte mi troverai, candidato nella dozzina del premio Strega per SEM Edizioni. Altra signora della scrittura, Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo. Qui siamo nell'ottobre del 1945, siamo a Genova e una maestra di scuola riprende dopo questo periodo difficilissimo che è stata la guerra, che ancora devasta la nostra Italia, riprende il suo lavoro di maestra, una scuola, una classe elementare, un banco vuoto che si riempie soltanto alla fine della prima ora di lezione con questa bambina che viene dai campi di concentramento, i suoi genitori non ci sono più, lei è ebrea e diciamo è difficile l'approccio, non parla chiaramente nei suoi occhi, c'è tutto l'orrore che ha vissuto e che continua a vivere nella mancanza disperata dei suoi genitori e il romanzo è il tentativo di ricostruire appunto il piccolo universo di quella bambina, così come comincia la ricostruzione dell'universo del paese, e la metafora di questa ricostruzione è questo piccolo planetario che la maestra trova nel giardino impigliato in una rete metallica, quasi un giocattolo. Un planetario sono quelli dove c'è appunto il Sole centrale con tutti i pianeti che ruotano intorno con un sistema di fili, di carrucole, con una manovella che fa girare tutto per spiegare appunto come funzioni l'universo. E il tentativo di aggiustare il piccolo mondo della sua allieva, il tentativo di universale di far ripartire il mondo e quindi di cancellare le strutture che lo hanno contraddistinto negli ultimi anni, ha come metafora proprio giorno dopo giorno il tentativo che la maestra fa di mettere a posto, aggiustare questo planetario di cartapesta, fili di ferro e manovelle, ingranaggi che si sono momentaneamente, sembra, interrotti. Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo, edito da Mondadori, candidato nella dozzina del premio Strega. Terza signora della mia presentazione di oggi, e questa è una delle grandi signore del giallo, Alicia Jiménez Bartlett, di nuovo in libreria, di nuovo con Pedro De Ricado, con La donna che fugge, edito chiaramente, come tutti gli altri romanzi della Bartlett, da Sellerio. È un,
ritorno alla grande di Pedro de Ricardo, che abbiamo imparato anche a conoscere attraverso... Adesso aprendo il libro qui trovo un segnalibro che riguarda Alessandro Robecchi, Pesci piccoli. Alessandro Robecchi lo incontrerete al Festival del Giallo, insieme a tanti altri autori, chiamiamoli della Scuderia Sellerio, e quindi sarà particolarmente interessante. Torniamo invece ad Alice Jiménez Barfet, che al Festival c'è stata nella prima edizione del Festival. La donna che fugge è un giallo che è ambientato nel mondo del fast food, o meglio ancora, più che fast food, dello street food, quei camioncini che girano per le vie delle città offrendo da mangiare. Possono essere appunto gli hot dog, possono essere i cuochi di frittura, può essere il kebab, c'è di tutto, i panini e così via. In quel mondo si verifica un delitto abbastanza cruento, e aiutata dal suo fido Zafon e da altri personaggi di contorno che sono arrivati, non Zafon, Garzon, scusatemi, e aiutata da Garzon, il suo fido commissario aiuto di tutte le sue avventure, e da alcuni personaggi di contorno che però sembra che possano diventare anche qualche cosa di più che personaggi di contorno, Alicia Jiménez Bartlett e Pedro de Ricardo tirano le fila di questo nuovo appassionante giallo. La donna che fugge, Sellerio Editore, Palermo, come sempre. Ricordate Sliding Doors, chiaramente il film che ha dato anche origine con questo suo titolo a un modo di dire, Sliding Doors, cioè porte che si aprono, si chiudono, uscire o entrare da queste porte può cambiare la vita e il destino di una persona. Diciamo, se si focalizza semplicemente sugli episodi, questo è vero, chiaramente che io credo che la vita e il destino vengono cambiate dalle nostre scelte, che non necessariamente sono orientate da un piccolo accadimento, però può succedere, come succede nel romanzo di Nicolas Barreau, L'amica della sposa. È un romanzo, diciamo, nella tradizione dei libri di Nicolas Barreau, quindi si tratta di letteratura, di narrativa abbastanza, tra virgolette, leggera, che fa piacere divorare in poco tempo, poco più di qualche ora, non di più, e attraversare, accompagnare la storia dei protagonisti, in questo caso due amici di scuola, di liceo, di università, che hanno un problema, quello che normalmente gli piacciono le stesse donne, col problema per uno dei due che un amico somiglia ad Alain Delon e ha sempre la capacità di anticipare la mossa dell'amico più sfortunato e quindi soffiargli sistematicamente quelle che possono essere le donne di suo interesse. Passano gli anni, diciamo, lo sfortunato riceve l'invito al matrimonio dell'amico più fortunato, è tentato di non andarci, ma poi l'affetto prende il sopravvento e quindi sceglie di andare. Varie circostanze sembrano impedire questa presenza al matrimonio dell'amico, che si svolge però in dove si svolge questo matrimonio, abbastanza lontano rispetto a Parigi, e in una località che lui, diciamo, per tutte queste vicissitudini perde
il biglietto d'invito, perde l'invito, ricorda semplicemente il nome dello chateau, del castello dove dovrebbe svolgersi l'avvenimento, non ricorda la località precisa e quindi va a tentoni, finalmente raggiunge questo castello, raggiunge questa cerimonia e mentre comincia a cercare gli sposi e riconoscere e trovare l'amico, comincia anche a interagire con gli invitati, qualcosa succede, intanto lui si rende conto che forse qualche altra cosa di molto grave è successa nel suo viaggio di avvicinamento e però intanto la sua vita comincia ad essere cambiata, forse qualche cosa cambierà per sempre nella sua vita dopo questo invito e questo ricevimento che poi dovremo capire dove sarà e con chi sarà. Nicolas Barrault, l'amica della sposa, edito da Feltrinelli. A proposito di Feltrinelli, in questi giorni Feltrinelli pubblica un nuovo marchio editoriale dedicato alla forza della scrittura e se non a generi specifici. La nuova sigla editoriale si chiama Gramma, che significa appunto scrittura, ed è identificata più o meno da questo tipo di grafica, diciamo, soprattutto nelle copertine, e io vi presento i primi due titoli che sono usciti in questa nuova, che è più di una collana all'interno del marchio Feltrinelli, ma è un vero e proprio, diciamo, sottomarchio editoriale, quindi Gramma Feltrinelli, e vi presento due autori importanti italiani che hanno tenuto a battesimo questa collana, o meglio, un'autrice italiana, un autore che in Italia è molto amato. Allora, Sandra Petrignani con Autobiografia dei miei cani, e qui la Petrignani, con la sua capacità di descrizione e di coinvolgimento del lettore, che cosa fa? Fa una sua personale storia della sua vita, quindi una sua autobiografia, attraverso i ricordi che i vari cani che l'hanno accompagnata in questa nella sua vita, in diverse stagioni della sua vita, in diverse situazioni, in diverse città, e hanno avuto e l'importanza che hanno avuto per lei e come compagni di strada, diciamo, nel percorso sia di vita che professionale. E quindi sarà un libro che piacerà moltissimo a tanti lettori e lettrici che della compagnia di un animale hanno fatto anche un modo di essere, un modo di vivere. E quindi Sandra Petrignani, Autobiografia dei miei cani, per Gramma Feltrinelli, sicuramente sarà una lettura che darà modo a molti di rafforzare il legame con i loro amici pelosi, così come vengono identificati. L'altro autore che tanto successo ha avuto negli ultimi anni e che continua ad averne anche per trasposizioni cinematografiche delle sue opere è Eshkol Nevo, che qui ci presenta Legami. I legami sono quelli che ognuno di noi può avere con una città, con una donna, con la famiglia, con gli ambienti di lavoro. Si tratta di tanti flash, tanti racconti, chiamiamoli così come è facile identificarli, in cui il legame personale cambia la vita del protagonista e a seconda del rapporto con, appunto, come vi dicevo, con il rapporto genitori-figli, il rapporto di amicizia, il rapporto di amore, il rapporto di lavoro, insomma questi legami sono quelli che creano una serie di una rete che è quella che poi nella quale forse si divincola la personalità di chiunque di noi, perché
sono quelli che influenzano anche le scelte importanti di vita. Questo viene fatto da Escornevo con una prosa accattivante sicuramente, perché la conosciamo, sappiamo come comunque il discorso dei legami, pensiamo semplicemente a tre piani, come sia fondamentale la rottura dei legami, tanto per dire, oltre che il rinsaldamento dei legami, come siano importanti, come siano fondamentali, e quindi una bella prova d'autore, un bel modo di tenere a battesimo questo nuovo marchio editoriale all'interno della galassia Feltrinelli, Escornevo, Legami, di Gramma Feltrinelli, per Gramma Feltrinelli. È quasi doveroso per me presentarvi questo nuovo libro di Andrea Di Consoli, un amico, una presenza che sarà, che quando è possibile è visibile qui anche in Cistò, una persona con la quale è splendido conversare, un uomo di grandissima cultura e di grandissima capacità divulgativa. Io ne approfitto anche per annunciare l'arrivo in libreria di un marchio editoriale che ha avuto fiducia in Io ci sto a 10 anni dalla sua nascita. Io ci sto continua a ottenere questo tipo di medaglie. Quando un editore di una certa importanza, rilevanza, decide di essere presente in maniera importante con il suo catalogo in una libreria, significa, soprattutto nell'attuale panorama difficilissimo editoriale, significa comunque che la libreria ha lavorato bene. E questo è successo con Rubettino, e quindi è bello dare il benvenuto a questa nuova casa editrice meridionale, calabrese sicuramente. Sono stati qui a vedere la libreria, hanno seguito delle presentazioni, hanno conosciuto l'impegno e la passione che contraddistingue chi lavora in questo spazio e anche all'esterno di questo spazio per il marchio Io ci sto, e hanno deciso di esserci anche loro. Quindi il catalogo di Rubettino, soprattutto nella parte che riguarda la parte storica, economica, che riguarda il Sud, particolarmente Napoli, chiaramente qui uno degli autori di Rubettino è Marco Esposito, ed è stato proprio la presentazione del suo ultimo libro, l'occasione in cui il patron della casa editrice è stato qui in libreria, e quindi molti dei libri ultimi di Rubettino, che riguardano appunto il Regno di Napoli, la sua storia, le sue dinastie e poi la parte economica, e comunque anche un filone storico importante o letterario, ci sono libri dedicati a Benedetto Croce e così via, sono qui nella sala Siani, proprio qui alla mia destra, vi sto guardando adesso, voi non li vedete ma ci sono, e questo può essere un motivo in più per venire in libreria. Una libreria non è soltanto romanzi, non è soltanto fiction, non è soltanto giallo, è anche tanto altro. Cerchiamo di rappresentare tutti i generi, siamo una libreria generalista, è difficilissimo farlo perché i generi sono tanti e non si riesce a inseguire tutte le trasposizioni in case editrici dei diversi generi, però proviamo a farlo, e sapete che non c'è problema poi anche quando qualche libro non ci fosse a ordinarvelo e a farvelo avere. Abbiamo una percentuale veramente imbarazzante di soddisfazione dei clienti, siamo intorno al 98, forse 99%, quel poco che manca si tratta di libri fuori dal mercato, ma fuori dal mercato proprio perché non più rintracciabili in nessun modo, perché se si trasforma appena appena qualche libro
è rintracciabile, molti di voi lo sanno, facciamo in modo di trovarlo e di farvelo avere comunque, anche se per la libreria non dovesse significare un guadagno, però il guadagno è il, lo dico spesso, è il sorriso di chi riceve questi, queste chicche oppure queste cose introvabili dopo anni di ricerca e riesce a trovarle qui da noi. Per tutto quello che riguarda sia i libri che gli appuntamenti, sono certo che Roberto Corrado sta mettendo i vari link sia agli eventi che per l'acquisto dei biglietti del festival, per gli eventi serali, il numero di telefono per avere tutte le informazioni qui, e le presentazioni, la presentazione di oggi pomeriggio. Chiudo con questo libro che quando è uscito probabilmente non si immaginava che il titolo potesse essere anche relativo a vicende recentissime dell'autrice. Lilli Gruber, Non farti fottere, è un libro sul mondo del porno, diciamo soprattutto il porno online, che è un fenomeno importante, è un fenomeno sociale, è un fenomeno che interessa tanti, tantissimi, è inutile che siamo a fare i moralisti o a dire no, a me non interessa, mai, e così via. Dietro questa comunque enorme diffusione della letteratura o della video, di video online e delle offerte dei siti che diciamo tipo OnlyFans e così via pubblicizzano e mercificano il corpo, non solo quello femminile, c'è però veramente qualche pericolo, c'è un pericolo importantissimo dal punto di vista della tracciabilità dei propri interessi, della tracciabilità soprattutto dei dati sensibili e anche dal punto di vista economico, dei dati personali, insomma è un mondo che va attenzionato, come si dice nelle questure, e che come sempre conoscere diciamo le dinamiche di quel mondo aiuta anche a difendersene laddove ce ne fosse bisogno. Il titolo Non farti fottere, relativo a Lilli Gruber, è per i suoi recenti battibecchi con Chicco Mentana. Per chi non lo sapesse, appunto, la trasmissione di Lilli Gruber 8:30 va in onda tutte le sere sulla 7 subito dopo il telegiornale, dovrebbe andare in onda alle 8:30, non succede mai, recentemente addirittura è andata in onda con 16 minuti di ritardo e Lilli Gruber ha avuto parole abbastanza forti nei confronti di Mentana, che piccato ha risposto e quindi si è innescata una polemica. Certo, le polemiche tra questi giornalisti milionari e seguiti da milioni di persone lasciano, per quanto mi riguarda, il tempo che trovano, se non quello di un piccolo divertimento diciamo proprio relativo proprio alla querela, alle battute, però diciamo sono pagati, li paghiamo profumatamente anche per questo, per subire questi disagi. E poi Lilli Gruber è una giornalista comunque che ha dato tantissimo anche alla cultura italiana e alla capacità di raccontare questo paese, e quindi è giusto che i suoi libri vengano consigliati dal vostro libraio. Non farti fottere, come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali. Lilli Gruber per Rizzoli. Tornando indietro velocemente, questo di Andrea Di Consoli, vi ho detto semplicemente che è un libro che è uscito per Rubettino, ma è difficile definirlo una serie di racconti, perché in molti casi si tratta addirittura di
di movimenti poetici, di una struttura linguistica colta e nello stesso tempo bella da leggere e facile da leggere, e con dei, appunto, con dei passaggi che hanno la metrica proprio della poesia. Andrea Di Consoli, Dimenticami dopodomani, per Rubettino. Esco Nevo e Sandra Petrignani hanno ottenuto a battesimo questo nuovo marchio editoriale nella galassia Feltrinelli, che è Gramma Feltrinelli. Esco Nevo con Legami, e vi ho detto di cosa si tratta, di cosa possono essere i legami e di come possono imprigionare la personalità di chiunque di noi. Sandra Petrignani parla comunque di un legame, il legame con i cani, in questa autobiografia dei miei cani, e la sua vita vista attraverso le vite di tutti i cani che ha avuto in questi anni e che l'hanno accompagnata e resa sempre più vicina al mondo dei Pelosini. Nicolas Barroto torna in libreria con L'amica della sposa. Ho fatto cenno a Sliding Doors come una scelta sbagliata o un appuntamento saltato, un treno perso, un invito interpretato male possono cambiare la vita di delle persone, di tante persone, perché poi i legami appunto qui tornano e quindi se si stringono o si allargano o si allentano è dovuto poi anche a queste piccole coincidenze, anche se vi ho detto che in definitiva c'è un disegno almeno universale e ci sono delle scelte personali importanti che diciamo generano la nostra vita. Il ritorno di un'altra amica dei lettori, sempre attesa con grande passione. Due sono le amiche, la sua protagonista, Petra De Ricardo, è lei che ne parla e ce la racconta, Alicia Jimenez Bartlett, la donna che fugge nel mondo dello street food, un delitto, e nuovi personaggi che entrano a far parte della galassia, appunto, di Alicia Jimenez Bartlett. La donna che fugge, edito da Sellerio. Vi ho accennato a Due della dozzina, questo di Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo per Mondadori, l'attività serale di questa maestra elementare che aggiusta, cerca di riparare un piccolo planetario, un giocattolo quasi, che raffigura l'universo come metafora di quello che capita in quella Italia del 1945 e l'Italia invece degli anni 70, della fine degli anni 70, molto vicina a una guerra civile, comunque una guerra di classe, comunque fatti pesanti che ancora oggi vengono ricordati, ancora non scevri dalla passione politica, e Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai. Infine il ritorno alle presentazioni oggi pomeriggio alle 18 con Armando Carino, Camminando nei pensieri, una siluce poetica. Ci saranno Gloria Vocaturo e Cinzia Martone, le socie di Ocistoghi, più di tutte seguono il reparto poesia, ma ci sarà soprattutto Sergio Assisi, che chiaramente sconvolgerà gli ormoni di tanti di voi. Cosa che io non riesco a fare, vabbè, ma non fa niente, l'importante è che io sconvolga le vostre scelte librarie e che veniate tanti qui in libreria o prenotate telefonicamente, e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento. Ciao!